Ciao ragazzi, io sono Red. E io sono War. E bentornati in questo nuovo incredibile video. Continua ad essere super cringe quando siamo in due, ma veramente un sacco cringe. Come avete letto dal titolo, oggi andremo a mangiare un'intera razione militare dell'esercito italiano di una giornata intera. Quindi è il pasto completo di... Ci sono tre pasti dentro. Ovviamente non vi abbiamo ancora detto la parte più bella di questa cosa, ovvero che... è appena scaduto. Il 0309, poteva andare peggio. Avrai il giusto livello di croccantezza, secondo me. Quindi bando alle ciance, sigla, che poi vi diciamo cosa c'è nel mio e nel suo. Il mio è il modulo C, così mi entra in inquadratura, stupida scimmia. No, sì, fallo e poi non ti va bene un cazzo. Taglieremo sulla parte dell'apertura, dello sboxing di questo mattone per le costruzioni e passiamo alla seconda videocamera. È stato prodotto nel 2020, quindi ha 2 anni. E pesa 2,8 kg il mio. Il mio 1 kg, no, non è vero, il mio 2 kg è 6. Cioè, standing ovation per le forze armate che devono portarsi una cosa che pesa quanto il fucile. Sì, perché comunque è un bel panetto. Sì, sì, è ne vado forte grosso. Sì, però allo stesso tempo hai il pasto per l'intera giornata. C'è del liquido, ragazzi, c'è del liquido qui dentro. È una banca del seme sta cosa. Bene, apriamo questi stack di affari. Il tuo momento. Fra, senti l'odore. Ah no, da cloro della piscina. Quello piccolo pranzo, è la colazione, quello medio è il pranzo. E su. Questo qua. Sì, questa è la cena. La composizione d'immagine. Apro io, poi apri tu. Ok, non vi abbiamo detto che oltre ovviamente al cibo ci sono dentro anche questi accessori. In questo caso io ho 3 spazzolini. Cosa? Con un dentifricio. 3 spazzolini, eh? 3, signora. Per razione viveri speciale da combattimento, evitare il contatto diretto con la fiamma. Con la fiamma? Dobbiamo cucinare questa roba? Non era no, complicato. Spero di no. Quello che è biscotto, un bel biscottone dolce qua. Le compresse di amuchina, i stuzzicadenti, lo zucchero. Va bene, oddio, c'è il fornellino. C'è il fornellino. No, fra, devi aprire il caffè. No, no. Vecchio, ci sono le galatine. Che fra macchina. Vabbè, e insomma, il resto lo avete visto. Lascio fiammiferi senza nome. Oh yeah. No brand. Non li useremo. Cioè, biscotto. No, vabbè. Biscotto. Ripeto velocemente il menu, è uguale al suo, cambia soltanto che è il mio. La gelatina è all'arancia. Spazzolina e dentifricio. Abbiamo cucchiaio e tovaglioletto. Caffè ristora. Ristora! Per i tuoi momenti fermi. Ma come latte intero concentrato? Scusa, ma... No! Ma come latte intero concentrato? Bravo, lavati i denti con quella, lavati i denti. Ristora! Per i tuoi momenti fermi. No, ma è dentifricio, vecchio, non è... Compresse disinfettanti effervescenti per lavaggio antisettico di frutta e verdura. Fra, è la mucchina quella per lavare la frutta, ma che... Abbiamo le caramelle del nonno. Altre caramelle del nonno. Ma beh, queste sono per i bambini, cioè. Minchia, è un zucchero, chilo di zucchero. 8 kg. Fiammiferi no brand. Questo non mi ricordo. Ah, biscotto dolce. C'è la Nutella anche, hai visto? Abbiamo le pastiglie combustibili con il relativo fornelletto. Mini biscotto di cioccolato extra fondente. Mi fa cacare il cioccolato fondente. Stuzzicadenti per sturarsi le orecchie. E ristora, latte intero concentrato zuccherato. Però ci servono le tazze a questo punto. Sono quasi convinto che ci serva sia una tazza che dell'acqua. Una cosa molto figa personalmente è che abbiano incluso, oltre alle pastiglie, quelle tipiche da fornellino, anche il fornellino per l'appunto. Chi di voi ha fatto lo scout forse li conosce, sono questi fornellini quadrati, si mettono le pastiglie di combustibile qui, fanno una fiamma che dura per aspetta, esametiletetramina, l'esalaminemila salamina, e la mettete qui dentro e poi dopo questi qua per l'appunto bruciano. Quanto ce ne metti? Non l'ho mai usato. Ma io non li metterei, non li accenderei al chiuso. Hai visto il latte quanto gli ora via? Quante kilocalorie ha questo latte? Energia 1406333 kilocalorie per 100 grammi. Sono 100 grammi. Ma scusa, questo qua però, ecco, qui c'è la tovaglietta, secondo me, e anche le istruzioni. Vabbè, la tovaglietta no. Se la tovaglietta è su. No, c'è il sacchetto, ci sono i sacchettini, così non lasciate la spazzatura in giro. Quindi li leviamo dalle balle. No, mettilo nel tuo. Questa è la mia roba. Dammi il mio sacchettino! Quindi, per questa prima manche dobbiamo mangiare 2 pacchetti di caramelle. No, fra. Il biscottone, la barretta di cioccolato fondente. Io saranno 10 minuti che mi sto chiedendo che sapore è sto coso. Allora, intanto si apre come il dentifricio. Ragazzi, non so voi, ma il latte non ha questo colore. Vado a prendere l'acqua e i bicchieri, arrivo. Io intanto mi mangio una delle mie caramelle alla pesca.
Questo backstage è incredibile. Quindi, in riassunto, visto che abbiamo spacchettato la cosa in maniera abbastanza caotica, in questa prima parte della colazione sentiremo il latte dentifricio. Il dentifricio al latte, il biscottone dolce, la barretta di cioccolato fondente e io le mie le ho già mangiate perché avevo fame, e anche le caramelline. Le caramelline mi rifiutano, fanno troppo schifo quelle lì. Poi passiamo ovviamente al pranzo. Va bene, io lo faccio strano perché mi faccio caffè e latte. Io lascio a lui il taste test di questa quindi cosa. Quindi iniziamo a preparare. Latte dice due parti di acqua, quindi una parte di latte e una parte di acqua. Ti prego, vuoi usare la mia? Sì, voglio. Ah, beh, devo metterne. Devo metterlo tutto? Aspetta. Boh. Allora devo bere, devo mangiarlo anch'io questa roba qua. Ovvio. Aggiungo due parti di acqua. Guarda come cola. Ci si aggiunge l'acqua. Due parti di acqua. Oddio, però sai che in mezzo a tutto sta diventando. Ma sembra davvero il latte appena venuto dalla vacca. Sì, sì. Sentiamolo. Annoda. Ma sai che non è male? No, da quello che ho sul cucchiaio è buono la metà di questa roba qua. Buona colazione. È latte. È latte. Sa proprio di latte. Ed è anche buono. A me piace molto. Piace davvero tanto. Se non rischiassi di tipo morire se lo bevo tutto, lo finirei. È eccessivamente zuccherato secondo me, per i miei gusti personali. Io ne ho messo un po' meno, quindi c'era un pochino più acqua ed è più leggero. Quindi dammene una puntina. Dagli un sapore un po' più. Sì. Facciamo il caffè latte. Bisogna amareggiarlo. Ovviamente è solubile, quindi poi dopo si va a sciogliere. Chiaramente avendo l'acqua calda, a differenza di noi che non abbiamo usato il fornellino, si va poi a mixchiare perfettamente all'interno della tazza. E direi che dovrebbe sapere di caffè latte. Caffè latte. È buono. Questo è promosso. Questo è davvero promosso. Ci piace. Allora, barretta di cioccolata. Oddio. Fondente, ma fondente, ma che proprio ti fonde. Ti do il pezzo piccolo, guarda. Grazie. Sono anche gentile. Grazie. Marca sconosciuta. No, sempre della Gandola, la stessa che fa le caramelline. La Gondola. Cin cin. Allora, ho spezzato un incisivo. Non è fondente. Non è fondente, ma sai perché? Perché è scaduta. Ah beh, fondente al 49%, cioè fondente come... Quindi al latte. Ti dico così, ti avvicino un po' ai gusti di tutti, perché è fondente il giusto. Ti lascio procedere col biscottone. Un bel biscottone. Sembrano le schiacciatine. Ma non è un biscotto, ma... Che cazzo dice biscottone, sarà un biscottone. E invece sono tre. Mi ha avuto un incidente di battaglia. Ma non è un biscotto. Ma io spero per loro che sia dolce, perché se dopo che ho il cioccolato in bocca mi danno del salato, vado a cercarli. Sì, sembrano schiacciatini. Uno a te. Io prendo questo qui. Fra, è salato. È una schiacciatina. È una schiacciatina senza il sale, ma non è dolce, ragazzi. Non è dolce. È letteralmente. No, però arriva dopo un po'. Arriva dopo un po', ma non chiamarmelo biscotto dolce. Farina di grano, zucchero, olio, palma, sale marino, lievito di birra, aromi naturali. Da conservare in un luogo fresco. Queste saranno state sotto il sole per parecchio tempo prima di arrivare in mano a noi. È l'ibrido tra dolce e salato. Ma è tipo un tuc con meno sale. Però si mangia. Impasto, sì, no, vado. Una di quelle robe neutre che ti mangi quando sei. Guarda, te le regaliamo. Io ne prendo l'ultimo pezzo. No, ma mi tengo. È insipido. Però se lo mastichi ti arriva dietro. Ti arriva dopo un po'. Il sapore del biscotto. Sai quando sta lì che ti rimane incastrato tra i denti? Io le approvo, mi piace. Per adesso la cosa più buona che ho bevuto è il latte. Latte è stato pazzesco, non gli avrei dato neanche un centesimo. E invece è davvero davvero buono. Adesso per la gioia di tutti voi sentiremo quelli alla fragola. No. Una. No. Una per i bimbi in Africa. Dove eri gente? Mi incrocio le braccia? Ok. Ma raga, sono le caramelle che trovate dal fruttivendolo. Che quando andavi a comprare le scarpe nei negozi te le mettevano di fianco alla cassa. Come faccio a mangiare il pranzo con sta roba tra i denti? Partiamo con il pranzo, che è più consistente rispetto al resto, direi. Minchia. Ah, ecco cos'era. No, non vanno scolati, credo. Va via. Sei sicuro che siano da sciogliere nell'acqua? Sai che secondo me non sono da sciogliere nell'acqua? Lo mangio con lo spazzolino. Fra l'acqua! Dov'è? Stavi dicendo, prima.
parla e prende la forma di uno snorcio. Thank you.